Benvenuti a Pisa Real Time, le notizie in tempo reale dall'ecosistema digitale della città. Iniziamo dal sommario e poi via con i servizi. Ambiente ed ecologia. Più del 40% dei cittadini che oggi hanno usato i social network per esprimere il loro punto di vista sull'ambiente si sono lamentati e addirittura il 30% ha fatto riferimento esplicito all'aumento dello smog. Una situazione da tenere sotto controllo in città? Previsioni emozionali in città. In questo momento la città vive una situazione di indecisione. Se da un lato circa il 30% dei cittadini si esprimono per dichiarare la propria felicità, altrettanti lo fanno per esprimere uno stato d'ansia. Nell'approfondimento cercheremo di capire perché. Sicurezza. Due zone della nostra città sono risultate essere particolarmente calde per il tema della percezione e sicurezza da parte dei cittadini. Nel servizio cercheremo di comprendere i motivi di questa situazione. Il mondo in città. Le città sono un luogo in cui molte culture si incontrano per il commercio, per la vita di tutti i giorni e per il turismo. Nei servizi cercheremo di analizzare la situazione attuale. Una curiosità. Osserveremo come mai le espressioni digitali delle persone che parlano lingua spagnola oggi sono state così negative. Ed anche il motivo della grande positività espressa dalle persone che parlano in francese. E adesso iniziamo coi servizi. Sociale espressa dalla televisione generalista e la dimensione sapienziale espressa dalla stampa e dal libro. Queste sono le due piattaforme che ancora in larga misura sono egemoni oggi nelle nostre società. L'esperienza della rete si è espansa straordinariamente, sta raggiungendo livelli straordinari in cui naturalmente il modo d'essere è totalmente diverso, non è quello dall'alto verso il basso, non è quello frontale della società dello spettacolo modello televisivo, appunto, non è quello della scrittura, quindi della inamovibilità del testo, dell'aspetto pietrificato del testo che non può essere modificato. La rete invece è conversazione, contatto, relazione. In questa fase siamo in una fase di negoziazione, naturalmente. La rete è un campo di battaglia oggi tra le diverse istituzioni, vecchi saperi, vecchi poteri che vorrebbero riuscire a portare i paradigmi e le modalità d'essere dentro il territorio della rete e invece dei nativi della rete che resistono a questa invasione. È ancora una negoziazione in corso. Quello che è sicuro è che perché un evento diventi davvero un evento, oggi ci vogliono ancora le televisioni generaliste da un lato e la complicità della stampa dall'altro. E dopo questo servizio dal nostro inviato speciale, il professor Alberto Abruzzese, parliamo di ecologia. Queste sono le zone più calde per quanto riguarda la discussione sull'ambiente che occupa costantemente tante delle discussioni che avvengono sui social network. Le zone in rosso mostrano i luoghi della città che sono stati oggetto del maggior numero di discussioni online a tema ecologico nelle ultime 24 ore. Andiamo a vedere i dettagli. Le opinioni dei cittadini, qui stiamo vedendo delle tag, delle parole chiave,
sembrano dimostrare un'attenzione crescente alla qualità dell'aria, con segnalazioni importanti riguardo allo smog e gli odori presenti nella città. È anche rilevante l'espressione di un desiderio di maggior presenza di spazi verdi. Vediamo alcuni contributi significativi. Abbiamo scelto due post di due cittadini nel corso delle ultime ore. Vorrei morire. Gli alberi sono grigi. Incredibile. Aria fresca e pulita oggi. È evidente l'attenzione al tema dell'aria e della salute. Anche la misurazione del sentiment dei cittadini digitali mostra l'evidenza dello stato di allerta. Come mostra il grafico, in rosso circa il 50% dei cittadini ha espresso pareri negativi in tema di ambiente ed ecologia. E adesso un altro piccolo contributo da un nostro inviato speciale. Speriamo. Sapete che il nostro TG è in diretta. Il mondo d'età contemporaneo è così complesso, ha una tale complessità di dimensioni. Consente a chi lo abita, a chi lo vive, così tante possibilità non solo di consumare merci sempre nuove, sempre diciamo diverse, ma anche di fare esperienze sempre nuove e sempre diverse, di sviluppare relazioni nuove e diciamo diverse. Ora tutta questa ricchezza, che per altri versi può da un certo punto di vista fare paura, creare diciamo timore o preoccupazione, e quindi la si tenta spesso di ingabbiare, di incanalare, di proteggerla, di metterla dentro una gabbia comoda, certo, ma una gabbia, sempre una gabbia, che questa si chiami pensiero unico, che si chiami commercializzazione, che si chiami qualsiasi categoria noi vogliamo fare diventare il centro di questa vita, le cose non cambiano. Bene. Io credo invece che la cosa più interessante sia che questa ricchezza di dimensioni rimanga tale, che l'esperienza rimanga complessa, che l'esperienza rimanga molteplice, che le esperienze rimangano irriducibili e quindi che i conflitti si sviluppino. Se non si sviluppano conflitti e se non si impara a gestire e a vivere all'interno del conflitto, che non vuol dire ammazzarsi gli uni con gli altri, vuol dire semplicemente confrontare nel modo anche più duro e più esplicito possibile interessi, punti di vista, desideri, bisogni ed esigenze differenti, perché questa è la vita contemporanea, lo sviluppo di tutte queste cose come mai si è visto nel passato. Bene, se tutto questo si imparerà a gestirlo soprattutto ad uso e a favore e a vantaggio del maggior numero di persone possibile e non del minor numero di persone possibili, allora forse avremo fatto bene il nostro lavoro. Ringraziamo Antonio Caronia, il nostro inviato speciale, e adesso passiamo alla sicurezza. Andiamo a vedere come si è espresso nelle ultime 24 ore l'ecosistema digitale per quanto riguarda la percezione della sicurezza nella nostra città. Ecco le zone maggiormente interessate da questo genere di discussione. Andiamo a vederne i dettagli. Non è una sicurezza che riguarda il percorrere delle strade e gli spazi della città quella che preoccupa i cittadini digitali di Pisa, ma una sicurezza maggiormente collegata alla visione del futuro, al lavoro e ai soldi. Le parole chiave emerse nell'analisi dei messaggi pubblicati dai cittadini nelle ultime 24 ore parlano chiaro.